Siamo a Valle Vecchia, una delle aziende pilota dimostrative di Veneto Agricoltura, dove per la regione del Veneto si testano le innovazioni per trasferirle alle aziende agricole della regione. Il tema fondamentale dell'azienda è l'agricoltura sostenibile, trovare soluzioni che, pur mantenendo il reddito delle aziende agricole, riescano a ridurre l'impatto sull'ambiente dell'agricoltura e riescano a mantenere o aumentare la fertilità del terreno per il futuro. Sostenibilità significa anche ridurre l'apporto di fitofarmaci. Noi stiamo agendo su diversi settori, uno di questi nella coltura del mais è il settore degli insetticidi del suolo. Applicando la lotta integrata, cioè applicando le soglie, la comprensione dei fattori di rischio che determinano i danni alle colture da parte degli insetti del suolo, siamo riusciti a ridurre di oltre il 90% l'uso di insetticidi del suolo. Nel 2013 tutto il mais dell'azienda Valle Vecchia è non trattato con insetticidi del suolo. Questo comporta dei benefici sulla biodiversità, perché non vado a ridurre le popolazioni di insetti utili o di tutta la mesofauna che nel terreno determina l'evoluzione della sostanza organica, riduco i rischi di inquinamento del terreno e delle acque. Non abbiamo un disastro sulle colture anche se non usiamo insetticidi del suolo o altri insetticidi, o usiamo basse quantità di insetticidi, perché abbiamo con diverse soluzioni creato un equilibrio nei nostri appezzamenti, un equilibrio che è determinato dalla rotazione delle colture nel terreno, specifiche rotazioni del terreno, dal fatto che ci sono delle zone alberate, le siepi, che mantengono gli insetti utili in zona, per il fatto che proprio trattando solo quando si superano certe soglie si riducono i disturbi sugli insetti utili o comunque su tutti gli organismi utili, e quindi c'è un equilibrio mantenuto nel tempo che evita il danno grave. L'agricoltura prima di tutto deve sopravvivere, deve avere un reddito sufficiente. E tutte le soluzioni di agricoltura sostenibile e difesa integrata che consentono di ridurre l'utilizzo di fitofarmaci a parità di produzione aiutano a migliorare il reddito dell'agricoltore. In secondo luogo, ridurre i fitofarmaci con la lotta integrata aiuta a migliorare l'ambiente, perché riduco gli effetti negativi sui predatori, sugli insetti utili, e quindi riduco anche per il futuro la necessità di trattamenti. E poi, importantissimo e fondamentale, ridurre l'uso di fitofarmaci a parità di reddito riduce i rischi per la salute degli operatori, perché gli agricoltori, i terzisti che lavorano nei campi, perché loro sono quelli che vengono a contatto con i prodotti alla più alta concentrazione e la loro riduzione ha benefici per la salute. La motivazione per questo lavoro è cercare di capire sempre meglio i meccanismi naturali. Capire i meccanismi naturali vuol dire trovare soluzioni per ridurre il numero di trattamenti o comunque trovare soluzioni a basso impatto. Grazie alla comprensione dei meccanismi naturali riesco a ridurre e quindi a fare qualcosa di nuovo. Il messaggio ai politici: aiutate il passaggio dall'agricoltura tradizionale all'agricoltura innovativa, il passaggio dalla difesa convenzionale alla difesa integrata. Questo può essere fatto se i rischi che gli agricoltori devono sopportare per questo passaggio sono coperti da forme assicurative innovative che dovrebbero essere sostenute dalla politica europea. Questo consentirebbe di trasformare l'investimento per fitofarmaci in forme assicurative con beneficio per l'agricoltore e per l'ambiente. Questo
quello che serve oggi per aumentare l'applicazione delle nuove tecniche della difesa integrata è un'assistenza tecnica indipendente che entri dentro le aziende agricole e possa spiegare bene come queste tecniche funzionano e dare assistenza soprattutto nei primi anni agli agricoltori. Circa le conseguenze del bando dei neonicotinoidi sul mais del 2008 in Italia, noi possiamo dire che dal punto di vista delle api ci sono stati risultati positivi, per quanto si è accertato. Per quanto riguarda gli aspetti agronomici e i problemi nelle aziende agricole, si è osservato che l'applicazione della lotta integrata ha consentito di ottenere ottimi risultati sul mais anche senza l'utilizzo dei neonicotinoidi nella maggior parte dei terreni.